padre di famiglia, dipendente di banca, contradaiolo del Montone. Gli hobby ce li avevo, perché da quando 10 anni fa mi sono cimentato nell'esperienza del palio, purtroppo li ho messi nel cassetto e spero di riutilizzarli un domani, anche se poi negli ultimi anni gli hobby sono stati sostituiti anche da quelli dei figli, perché nel tempo libero ti dedichi alla famiglia e quindi alle passioni dei figli. Calcio e motociclismo, comunque sport legato al mondo dei motori. Sono sincero, determinato e permaloso. Forse il pregio è quello della sincerità, quello di essere sempre se stessi, questo è un mio credo, di essere sempre se stessi nella vita e nelle esperienze che la vita ti riserva, che siano ludiche, lavorative, però essere sempre se stessi e non recitare. Ho fatto ragioneria informatica. No, sinceramente no, mi ritengo una persona fortunata prima di tutto e soddisfatta da quello che la vita fino ad oggi mi ha riservato. Mi piacerebbe fare un tour dell'America di diversi giorni, ma vacanza tipo, diciamo, non è la meta quella che conta, ma è la compagnia, quindi la famiglia prima di tutto e gli amici di sempre. Allora, ho un bel rapporto alla cucina, nel senso che mi diletto talvolta a cucinare qualcosa, prevalentemente anche piatti di pesce, però poi lascio giudicare agli altri circa il risultato. Film, io davanti alla televisione o al cinema tendo a rilassarmi, per cui preferisco film leggeri, quindi commedie, film comici, quindi non niente di impegnativo. Banca Crass, con la sua nuova dimensione, garantisce un'offerta di servizi ancora più personalizzata al servizio di privati e aziende. Banca Crass, la tua banca, solo un po' più grande, nella relazione. Libro, non sono un divoratore di libri, mi piacciono i libri di Siena che parlano della storia della nostra città e quindi quelli sul palio. Amicizia, forse userò un termine vecchio che mi hanno insegnato da bambino, l'amicizia oggi viene un po' falsata perché si definisce amici tutti conoscenti, in realtà il vero amico è quello che ti invita sotto il suo ombrello quando piove e di quelli non ce ne sono tanti. È fondamentale, sono tanti valori belli della vita ma che poi spesso non riesci a riscontrare nella vita di tutti i giorni. Siena è un qualcosa che solo chi ci nasce può sentire quello che prova e credo che non ci sono aggettivi per definirla, basta andare via 3 giorni dalla nostra città e quando si torna la sensazione che ti sprigiona dentro ti dice tutto quello che è Siena dentro di noi. Palio è vita, poi se hai la fortuna di ricoprire un ruolo importante come la contrada onorato di farlo a me in questi anni, sinceramente è un qualcosa che credo rimane indelebile nel nostro percorso di vita. Io sinceramente vivo la vita giorno per giorno, non mi metto dei paletti o non mi do delle priorità, cerco di viverla giornalmente, quindi non ho rimpianti e non mi fisso nemmeno degli obiettivi minimi. Impegno tanto, ma credo che più che impegno è la passione, l'adrenalina che questo ambiente ti trasmette e che per una persona come me, che ho la fortuna di avere una contrada compatta e coesa alle spalle, è un calore, il calore costante che ti trasmette ti ripaga di tutti i sacrifici che fai. Rispetto per tutti, timore di nessuno.